Quattro ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un solo obiettivo, aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante. Quattro ristoranti in sfida, quattro categorie da votare. Location. C'è troppa roba. Il tovagliato, se può vedere. Menù. Pesta da 10, non altro da dire. Io questo non lo do manco al cane. Servizio. Mio padre ha detto che qui non c'è la panna, quindi non c'è la panna, hai capito? Conto. Non è veritiero. Due secondi piatti non l'ha scritti proprio. Un voto da assegnare da 0 a 10. Ma questa stagione assegnerò anche un bonus. 5 punti a un solo ristorante per una categoria speciale scelta da me. Non arrivo. Ma non basta. Con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Nulla è ancora deciso. Per il vincitore, 5.000 euro da investire nella propria attività. Facciamo che ti metto lo specchio e ti parli. Potevi darmi 7, maledetto. Quattro ristoranti, parte la sfida. Sono arrivato in Molise. Una regione piccola piccola, così piccola che è conosciuta come la regione che non esiste. E invece ho scoperto che ci sono ben 159 prodotti agroalimentari esclusivamente molisani. Caciocavallo, mozzarelle, cereali di ogni tipo, olio, coppa molisana e salsicce di fegato sono solo alcuni dei tanti ingredienti di una cucina che i molisani con orgoglio chiamano autentica. Ma cosa si intende in Molise per cucina autentica? Io sono qui per scoprirlo, perché quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina autentica del Molise. Ristoranti, ristoratori, preparatevi, sta per iniziare la sfida. La prima ristoratrice in gara si chiama Simona e si definisce la cuciniera del Molise. Sono Simona, sono la proprietaria del ristorante Monticelli, Sapere e Sapore di Campobasso. Il ristorante è articolato in più salette, sembra veramente piccolo, invece lo scopri man mano che avanzi. Oh, fammi passare, fammi passare! Io sono l'addetta ai fornelli, anche se poi sono la chef come organizzatrice della mia cucina. La mia è una cucina, io la chiamo della memoria, una cucina tipica rivisitata. Cerco di prendere dalla terra in cui vivo colori, sapori, scatenando la mia fantasia. Atavico, rito, tribale, piccione con il patè. Vincerò perché sono una brava cuciniera. Simona, la cuciniera del Molise? Ciao, sì, sono io. Bene, allora puoi salire a bordo. Simona, da quanti anni cucini? 2008, diciamo 10 anni. Anche un po' per caso ho aperto questa attività come manager. Poi a un certo punto il cuoco si è fatto male e io sono finita in cucina. Beh, mi sembra che hai un carattere molto deciso, quindi i tuoi avversari hanno di che temere. Diciamo di sì. Molto bene. Andiamo a conoscere il secondo sfidante in gara. Si chiama Giuseppe, ma per tutti è Pino. Sono Pino, ho 44 anni e gestisco insieme con la mia famiglia la Ginestra, questo splendido agriturismo. La nostra cucina rispecchia i valori e le tradizioni dei miei genitori e dei miei nonni. Tutto ciò che portiamo a tavola non è a chilometro zero, ma a centimetri zero. Prodotti che raccontano la storia della mia famiglia, della nostra terra, del calore che noi molisani emaniamo. Io e la mia famiglia vinceremo perché la Ginestra è autentica come la nostra cucina. Salve. Ciao Pino. Buongiorno. Come stai? Piacere Pino. Sei pronto? Prontissimo. A bordo Pino. Salve. Ciao. Piacere. Pino, raccontami, dov'è il tuo ristorante? È situato a Cerce Maggiore, un paesino qui in provincia di Campobasso. Gestione familiare? Gestione familiare. L'anno prossimo festeggiamo 20 anni di attività. Oh, la sfida si fa interessante. E adesso tocca a Barak, che come si può intuire dal nome è molisano più di cuore che di sangue.
chiamo Baraclev, sono il gestore di Casale Coridù, nel cuore della regione Molise. Sono nato in Tel Aviv, in Israele. Sono finito qui in Molise per il mio amore. Mia moglie con Lisana, mi sono innamorato di lei prima e poi per il territorio. Prendi una zucca e come on, let's go. Io sono l'unico straniero nella situazione, ma tutto il resto è squadra locale, cibo locale, alcuni piatti rivisitati, perché non siamo né tradizionali né classici, siamo autentici. Vincerò perché penso che nel globale noi creiamo esperienza un po' particolare. Chi cerca un'esperienza di dining, avere good time, ci capisce e saprà che questo è il posto per visitare e provare. Hola. Barak. Ciao. Mashkamha. Nule. Ben bravo, bravissimo. Sali a bordo. Grazie. Ciao, ciao. Barak, ti ho salutato in lingua ebraica, ma siamo in Molise. Sì. Cosa ci fai qua? Amore, amore di base. Cosa proponi? Cucina sofisticata o cucina contadina? Né sofisticata né contadina. Presentiamo prodotti stagionali, freschi, ma non è cucina fusion. Staremo a vedere. L'ultima ristoratrice in gara è vulcanica e estroversa come la sua osteria. Andiamo a conoscerla. Anna Maria. Sono Anna Maria Brunetti, proprietaria dell'osteria dei Pazzi. Quando il cliente entra trova veramente un'atmosfera dei Pazzi. Dammi una fetta di pane che lo devo arrostire per mettere sotto la fressura. Io sono vulcanica, scintillante. In cucina? Non vi dico che cosa combino. Tutto fritto al momento, pizzette preparate, parmigiana preparata, non lo so. Io faccio incantare i clienti perché li faccio innamorare solo come li porto i piatti. No, di me, Si innamorano delle mie portate. Faccio una pizza in minestra che è una favola, con la farina di mais del Granturco nostro, la pasta di casa che faccio io. È una cucina originale, autentica. Qua si mangia quelle che di che, basta. Vincerò perché la mia passione e il mio amore per la cucina devono essere premiati. Il Molise esiste, combatte, resiste. La sfida tra i ristoranti di cucina autentica molisana inizia nel capoluogo della piccolissima regione. La frizzante Anna Maria attende i ristoratori all'Osteria dei Pazzi. Ristoratori, siamo di fronte al ristorante di Anna Maria o dei Pazzi? In che zona siamo, Simona di Campobasso? Vicino ai servizi bancari, alberghieri, ma non è il centro di Campobasso. Il nome ho dei Pazzi. Interessante, mi sembra interessante. Passando di qua, ci entreresti? Puntini, puntini, puntini. Buonasera, Alessandro, posso baciarti? E bacia. Oh, solo che ci vuole una scaletta per baciarti. Mi abbasso. Fantastica, lei è calorosa, molto gioiosa. Anna Maria, siete qui per aggiudicarvi il titolo di miglior ristorante di cucina autentica del Molise e aggiudicarvi 5.000 euro da investire nelle vostre attività. Le categorie che dovrete votare con un voto da 0 a 10 sono location, menu, servizio e infine il conto. C'è poi un bonus di 5 punti che io assegnerò a chi di voi saprà utilizzare e valorizzare al meglio il re dei formaggi, il Caciocavallo. Tutto sarà fatto. Bene, ristoratori, a voi l'ispezione e io e te andiamo a vedere la cucina. Prego. Osteria dei Pazzi. Che stile è? Un po' matto. Particolare. Matto. Un po' matto, sì. Un po' matto. Hey, ladies and gentlemen, abbiamo un rockstar. Wow. La foto del proprietario sul menu, tipo welcome, eccomi, venite a mangiare, buon funghi porcini. Eccomi. Presento qua la mia cucina. È piccolina, però è graziosa. Do un'occhiata in giro. Prego. Questo? Questa è una cappa che ha quasi 20 anni. Sono 20 anni che non la pulisci? Ho paura di toccare i fili, ma che ne so io. Ma io penso a cucinare, a portare il massimo della qualità. Sinceramente un camino finto in un'osteria con delle lucette e con la scritta sopra il camino auguri, mi dispiace Anna Maria, qua hai toppato. Raccontami del tuo caciocavallo e come lo proponi qui da te? Questo è un caciocavallo di fossa, dei pascoli di pecora e mucca e vengono curati nelle grotte di tufo. Io lo utilizzo molto nelle mie pietanze, in particolar modo nella mia parmigiana. Assaggio? Ma come no? Questo aspettava te sto piatto. Eccomi qua. Una parmigiana di melanzane, anziché mettere la mozzarella, faccio una fonduta di caciocavallo. Non vedo l'ora di assaggiare tutto il resto, vado a tavola. Ciao Alessandro. Buon lavoro. Grazie.
Una location un po' folle, quella dell'Osteria dei Pazzi, che rispecchia in pieno l'estro della sua proprietaria. La cucina autentica molisana di Anna Maria colpirà nel segno. Trovati. Buonasera. Ciao, Maria, buonasera, come stai? Ciao Alessandro, sono il coniuge debole, nel senso che comanda lei. Sì. Oggi ci sono dei fuori menù, Alessandro: polenta con tracchiole, formaggio primo sale fritto, dei carciofi fritti e delle pizzette fritte con caciocavallo. Insomma, c'è del fritto. Poi gnocchi di patate. È un po' troppi piatti fuori menù. Salsiccia, tracchiole e paparolese. Ci voleva un computer per memorizzare tutti. Grazie. Vabbè, grazie a voi. Io sono pazza, per cui propongo quello che effettivamente non sta scritto. Ristoratori, cosa intendete per cucina autentica molisana? Allora, il Molise è terra di pastori, di contadini, quindi abbiamo sempre messo nel piatto la terra. Questo non è un menù da ristorante tipico molisano. C'era un po' di confusione, insomma, nel menù, c'è un po' di tipico, un po' no. Simona. Allora, io prenderei la pizza in minestra e sono curiosa di vedere questo antipasto fantasia o dei pazzi. Per me i gnocchi con vellutata di zucca e per il secondo la salsiccia. Io prendo dei cavatelli con gli spigatelli e questa fressora, piatto tipico campobassano. Ma tu Alessandro che hai preso come? Ancora niente. Stavo verificando se eri attento. Ah sì, certo. Sarà bella serata. Ok. Ho capito perché si chiama dei pazzi. Io gradirei due piatti tipici, contadini, molisani, autentici, fatti da Anna Maria. Facciamo fare a Maria allora. Fai fare ad Anna Maria. A dopo, a frappè. Favoloso. Finora è tutto in linea. Vero? Verissimo. Fantastico. Ad Alessandro gli mandiamo la polenta con tracchiole e caciocavallo. Ok? Guagliù, quando è buona sta polenta, mo che Alessandro Borghese la mangia, usciranno le scintille. Andiamo? Cominciamo dalla dama, pizza in minestra, gnocchi vellutati, spigatelli insaporiti con il guanciale. Polenta insaporita con caciocavallo di grotta. Okay. Ho detto tutto. Grazie, signori, caro. Io non dico mai buon appetito, buon viaggio. Oh, grazie, gentilissimo. Grazie. Grazie mille. Come è andato? No, ma no, non va bene perché tu hai dato due baci a Alessandro. Quello è troppo bello. È troppo bello, tu ho capito. Tu si fa triette, quindi è un bello giovanotto. Baracca, che cosa mi dici? I gnocchi, piatto semplice, sono buonissimi, la verità. C'è autenticità? Sì. Simona, la tua pizza in minestra. Come me l'aspettavo. Sì? Sì. Si possono fare 10.000 versioni della pizza in minestra, migliori, peggiori, ma lei ha dato la sua versione e non mi è dispiaciuta. Fa i gnocchi e la minestra sono due mondi diversi. Per me è un po' secco, non ha molto sapore, non è un piatto che mangerei o presenterei nel ristorante. Viva i prodotti e territori e viva la pizza in minestra! Pino. La polenta così non... Come ne viene fuori il caciocavallo da questo piatto? Qui non viene saltato per niente. Il condimento era troppo, sinceramente non mi ha soddisfatto in pieno. Dice che non è buono, eh? Questa è una cucina mia, questa è una cucina pazza. A posto, quindi vai. Secondo viaggio. Secondo viaggio. L'antipasto dei pazzi. La fressora. Grazie. Salsiccia arrosto. Gageo. Caceova. Va bene, signori, assaggiamo. Noi abbiamo una convenzione con dei medici. Per far salire il colesterolo vanno là, si visitano e ci danno una percentuale. Baracca, salsiccia. La salsiccia è un po' secca, ma come qualità di carne è buona. La ok, carne sapore buona. C'è. Sì, sapore c'è, sì, assolutamente, c'è qualità. Pino. La fressora, abbiamo la salsiccia, ci sono delle costolette di maiale. Non lo so, Anna Maria ha tirato fuori un piatto non proprio tipico nostro molisano. Caciocavallo buono. Però essendo l'antipasto dei pazzi, pensavo avesse tirato fuori un po' più di estro. Allora, ragazzi, se volete una cosa bella, simpatica, le zeppole. Addolciscici. Attendiamo i dolci. Che c'è caduto qua? Qua c'è caduto il mascarpone. Sono andata a prendere la pasta bignè che avevo preparato precedentemente ed è impazzita. Ma devo rifare in pasta. La faccio in un attimo. Scusate, raga, che sto andando nel pallone. Ristoratori, io andrei a vedere in cucina come sono messi con i dolci. Vai a vedere un po' che succede, va. Anna Maria! Anna, devo... Ciao, cara. Alessandro... Stai rifacendo la pasta asciù? Perché? Perché è impazzita. Vogliamo lasciar perdere? No. È pronta. Si va al bar e si prende. Mamma mia, che manicomio. La pasta. Pazzita. Che
Che Dio me la mandi buona, che Dio me la mandi buona. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, va. Oh, fermi tutti. Le zeppole. Le zeppole, oh. Finalmente. Grazie Paolo. Con la zeppola Anna Maria ha rischiato troppo, però ho apprezzato poi la caparbietà di volerla rifare. Pino. Troppo calda, non è proprio dei miei gusti. Barak, che cosa mi dici? Le dolci, fantastico. Mi dispiace solo per l'attesa. Ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso stasera al O dei Pazzi? 96. 120. Simona. Io dico 105. Abbiamo speso 100 euro tondi tondi. Wow. Ristoratori, adesso a voi il vostro voto. Un voto da 0 a 10 per le quattro categorie. Vado a prendere i taccuini. Alla location alto 6 perché l'interno è interessante, ma c'è troppe cose finte. Al menù alto 6 perché c'è della tipicità molisana. L'ho trovata. Al servizio dato 5 perché aspettare 45 minuti per i dolci mi è sembrato un po' eccessivo. Il conto ho dato 9 perché mi sembrava super onesto. L'estro folle dell'Osteria dei Pazzi ha rallegrato l'atmosfera e il servizio del ristorante. Anna Maria è la cuoca di casa, tenace e autentica come la sua cucina. Non perde mai il sorriso, nemmeno davanti a un dolce impazzito. Brava! Osteria dei Pazzi ottiene 72 punti. Anna Maria ha portato in tavola cucina autentica molisana e un po' della sua follia. È da vedere se sarà riuscita a valorizzare il caciocavallo per aggiudicarsi il bonus di 5 punti. Sfida molisana lascia la città e in aperta campagna si ferma all'agriturismo La Ginestra, di proprietà di Pino e di tutta la sua famiglia. Ristoratori, siamo di fronte all'agriturismo La Ginestra, l'agriturismo di Pino. Agriturismo ancora non lo identifico come tale. Non risponde proprio ai canoni perfetti dell'agriturismo come uno solo immagina, perché non è un casale antico. L'entrata molto molto curata, mi piace molto. Capisco l'arco, si vedeva che c'è un'idea, bisogna aspettare finché crescono le piante e poi diventa un arco verde. Buongiorno. Pino, come stai? Bene. Eccoci ciao, qua. Ciao, ciao. Ristoratori, a voi l'ispezione nell'agriturismo La Ginestra di Pino e io e te, Pino, andiamo a vedere le cucine. Buona ispezione. Wow. A me piace molto il posto, è una bella atmosfera familiare, sì. Calore. Proprio no? Una casa, È bello, è caldo, però se era un po' più ristretto avrebbe avuto un altro effetto. Alessandro, ecco la mia cucina. Cucina familiare, immagino. Mia madre. Mamma, signora, come sta? Bene, grazie. Molto piacere, Alessandro. Ben arrivato a casa nostra. Cosa sta preparando qua? Un tris di caciocavallo. Allora, qui abbiamo carpaccio di caciocavallo grigliato e questo è un soufflé. Il nostro consiglio è quello di metterci una bella grattugiata di bianchetto molisano. Una cosa non mi piace, però non mi piace. Quel cinghiale, no. Non l'avrei messo, però. Non l'avrei messo. Non mi dispiace. Invece penso che no. È proprio in tema. È tutto coerente con lo stile, per cui la faccia del cinghiale ci sta. Oh, ma guarda che ci ha fatto trovare Pino. Vai, affetta. Questo è il nostro Molise, veramente. Grazie, Pino. Finisce qua la cucina? Ci abbiamo la sala dei lampadari. Fa parte della cucina? Fa parte della cucina. Portamici. Ecco qua, caro Alessandro. Questa e la sala lampadari. Quanto lavoro c'è dietro questo? Tutta la nostra famiglia è dedicata a questa attività. Questo è il Molise. Questo è il Molise. Vado a tavola, Pino, con gli occhi pieni di gioia. Nell'agriturismo di Pino si percepiscono genuinità e calore familiare. Per Alessandro e i ristoratori è arrivato il momento di mettersi a tavola e provare la proposta di cucina autentica molisana di Pino. Signori, buonasera. Pino, eccoci buonasera. Qua. Buonasera. Ciao. Benvenuti a casa. Ecco qua tutta la mia bella famigliuola. Mia madre, mio padre, mia sorella. Come e sta? Mia moglie. Bene. Signori, siamo circondati. Pino è arrivato, presentato alla famiglia, che è una cosa bella e carino. Più autentico di questo non si può, no. E non mi piacciono nemmeno con le fotografie delle persone. Ma è simpatica. Beh, tu ce l'hai sulla copertina. Perché noi ci mettiamo la faccia. Mi raccomando,
dobbiamo fare una bellissima figura perché noi siamo autentici come la nostra cucina molisana, ok? C'è autenticità in questa offerta? Rispecchia quello che effettivamente un agriturismo ti viene a proporre. Fantastico. Signori, eccomi qua. Col caciocavallo che cos'è che c'è, visto che... Abbiamo la proposta del secondo piatto, che è un tris di caciocavalli. Io voglio assaggiare questo tris. Ottima scelta. Come primo, crioli all'ortica con baccalà e pomodorini. Io gradirei... Sì. Tagliere di affettati con focaccia e rosmarino, costolette di agnello alla brace. Ravioli, ripieno con il di ricotta basilico al guanciale. Il secondo è il pollo ripieno. Io faccio pallotte caciocavallo e taccozze e fagioli. Ragazzi, grazie. Brindare. Un bel brindisi alla cucina autentica del Molise. Vai. Vai. Benissimo. Allora, qua il caciocavallo, chi me l'ha preso? Portatemi un caciocavallo qua immediatamente. Mia madre, molti della zona, la chiamano una maresciallo. Allora, qua mi serve subito il caciocavallo, mi viene. Vai. Tutti belli in riga, comanda lei tutto. Chi mi fa le scaglie di tartufo? Eccoci qua. Allora, ci abbiamo questa bella focaccia al rosmarino. Questo è il tagliere. Ravioli. Tris di caciocavallo. E pallotte cacio e uova. Signori, buon appetito. Grazie, Pino. A voi. Allora, ristoratori. I ravioli. Piatto casareccio, si sente la ricotta è fresca. Si sente che è una pasta fatta in casa? Sì, si sente, assolutamente sì. Ara Maria. Voglio il tuo commento sui salumi, che ovviamente sono stati fatti qua. Certo, e si sente. L'unica cosa, la salsiccia sapeva un po' troppo d'aglio. A me la salsiccia secca con l'aglio non piace. Simona, tu hai un tris di caciocavallo, che è oggetto del mio bonus. Un bel piatto, riccone, tanto. Il soufflé è troppo frittatino. Più buono il mio. Ha detto che il soufflé è un po' troppo morbido. Morbido deve essere. Morbido. Soufflé. Barack. Hello. Tristi caciocavallo. L'execution, il soufflé è ok. Buon amico di sapore. La giungla qui poteva essere un pochino di meno. Meno giungla. Meno giungla. Meno giungla nel piatto. Execution e anemico. Mi piace. Bravo Barack. Nuova terminologia gastronomica. Anna Maria. Le famose pallotte. Famose pallotte caciocavallo. Le avrei preferite un po' più aperte. Quando lo faceva mia nonna, si gonfiavano. Uovo, pecorino, pane. Pane, molto molto pane. Quindi queste sono o non sono pallotte caciocavallo? Non è la vera ricetta. Vado un secondo in cucina. Pane, pane. Rimane bella compatta. Pino. Eccomi qua, che è successo? Tutto posso bene? Posso fare una domanda a mamma? Sì, prego, eccola qua, tutta per te. Pallotte cacio e uova. Prezzemolo, 2-3 formaggi misti, sì, e uova, e basta. Ah, io non caspita, metto il non pane. C'è pane. No, una volta non si metteva. Perdonami, le uova e il formaggio non costavano una volta più del pane? Ma tutti tenevamo le vacche, tutti tenevamo le galline. Certo. Polpette cacio e uova, de una volta, ti faceva soltanto con formaggio e uova. Stop. Nelle pallotte caciocavallo non c'è pane. Non c'è pane, per cui è inghiummosa, come si dice. A me la pallotta inghiummosa non mi piace. Allora, ditemi i primi, taccozze e fagiole. Ehi. Benissimo. Guarda, ecco qua il tuo bel pollo ripieno. Sono i fagioli con pomodorino fresco. Le costolette con lo sfumatino di cicoria. Tagliolini all'ortica con baccalà. Grazie Pino, assaggiamo. Noi andiamo tranquilli che andiamo alla grande. Ragazzi, amma belle, mille nu. Simone, inizio da te. Il tagliolino con ortica e baccalà, molto buono. Barack. Il pollo era buonissimo, buon sapore, tenero, si sciolle benissimo, non è secco perché è difficile cucinare magari pollo, di solito si seca. Anna Maria. Costoletto d'agnello. Ti sente che si c'è sente... brace di casa? Sì, si sente proprio il sapore del vero agnello, che è difficile trovarlo. Carne locale, che dire, veramente buono. Delle voci provenienti dalla sala, che la carne nostra è un bijou. Olè! Zitto, che ti senti? O cavasone di San Giuseppe, dal semifreddo allo zabaione, rostale di amarene. Per Simona la torta della nonna con una confettura sempre di amarene. Grazie. Tutto ciò che vedete qua è stato fatto dalle sapienti mani di mamma. Di mamma. Di cioè. Mamma. Un applauso a Maria. Grazie, grazie. I dolci, ok, erano locali.
Ecco qua il conto che mi Pino, hai chiesto, Alessandro. Troppo gentile, ti ringrazio. Grazie, Pino. A voi. Pino, scusami. L'acqua è gratis. Le bevande sono sempre incluse nel menù. Anche il vino? Anche il vino. Quindi niente acqua? Niente acqua. Niente pane? Niente vino? Assolutamente, niente tutto compreso nel prezzo. È tutto qua? Tutto qui. Va bene, grazie. Prego. Giustamente. Paese che vai, regola che trovi. Secondo voi, quanto abbiamo speso questa sera qui da Pino? 120. 120. 95. 110. 110. Abbiamo speso 90 euro. Giusto? Giusto, giustissimo. Ma io lo vedo un po' basso. Un po' basso. Un po' basso. Vado a prendere da qui. Alla location ho dato 6. L'impatto visivo appena si entra non è proprio del classico agriturismo. Al menù ho dato 9 perché era buono, era quello che aspettavo. Quando le cose buone sono buone. Al servizio ho dato 7 perché presenti, puntuali, garbati, cortesi, belli. Al conto ho dato 4 perché non è un conto veritiero. Precedentemente so quando si è pagato qui e non erano questi i prezzi che hanno pagato. Da Pino ho ritrovato il vero concetto di agriturismo. Tutto autoprodotto, una famiglia che lavora insieme e piatti assolutamente autentici nel sapore e negli ingredienti. Al menù, infatti, ho dato 9. Agriturismo La Ginestra è a 76 punti al primo posto della classifica parziale. Tutta la famiglia di Pino si è data da fare per conquistare i ristoratori e le materie prime a centimetro zero hanno convinto. Qualche perplessità invece sul conto. Attraversando i piccoli borghi molisani, la sfida arriva a Casale Colidur. Barak attende i ristoratori in un'elegante tenuta in aperta campagna. Ristoratori, siamo di fronte al Casale Colidur. Da dove posso capire che qui si mangia? C'è scritto Casale Colidur, però non si capisce cos'è, se è un B&B o un ristorante. Vi piace? Immerso nella natura. Spettacolare. Che dire a sto posto magnifico. Ciao Barak. Hola, buongiorno. Come stai? Benissimo, benvenuti. Come faccio a capire che si mangia qua? C'è elemento di surprise qui. Non comunichiamo tutto straightforward, c'è qualche elemento di surprise. Surprise, surprise, dovete fare l'ispezione. Mentre io e te andiamo a vedere le cucine. Wow. Bellissimo. Bellissimo posto, eh? Queste travi legno a vista sono spettacolari. Bello. Ha delle travature in vista di quercia nostra molisana antichissima. E le pietre, ragazzi, ma che stiamo a scherzare? Pietre originali. Barak, yeah. Parliamo di bonus, parliamo di sì. Cacio cavallo molisano. Noi presentiamo il cacio cavallo in maniera pulita, il prodotto parla per sé, noi abbiamo fatto il piatto classico, tipico anche molisano, cacio cavallo alla piastra, con poco di tartufo fresco molisano. Sento un olio extravergine, locale? Super local. Super local, super, super local. Che bello il questo salottino. Salottino. Relax. Camino che riunisce le persone, il divanetto per farsi due chiacchiere. Molto accogliente. Qui, frigorifero. Sì. Le uova. Sì. Sì. C'è un vecchio credo che le uova vadano in frigorifero. Invece le uova non vanno in frigorifero. Hanno sempre un compartimento a parte perché è un agente contaminante. Sono cose importanti. Grazie mille, sì. Buon lavoro. Yeah. Alta chitilillo. La cura dei dettagli, il focolare e le travi in quercia antica hanno raccolto consensi, strappando apprezzamenti anche al critico Pino. Ora tocca a Barak dimostrare che la sua cucina molisana è la più autentica. Eccoci qua, ristoratori. You good? I good. Ristoratori, terza cena, siamo qui da Barak. Buonasera. Barak. Ciao, ladies and gentlemen. Come stai? Bene. Barak è carino. Non mi baci la mano? Ha uno charme un po' particolare. Yeah, vi lascio il nostro menù. Barak è trendy, ok, wow. Voglio, non sei autentico dal punto di vista molisano. Ristoratori, menù. Mi piace questo menù. Però la trota non rientra nel classico menù molisano. Tradizionale molisano. Però è un prodotto autentico. No. Se è del Biferno. Siete pronti? Pino, prego. È un errore di battitura o una cosa voluta? Di mettere panna cotta e crostata. Giusto, sì, un errore di battitura. Ma questo è meno bambini, comunque. Sì, ma a lui gli piace. Mi sono buttato sull'ultima pagina. Soltanto no. Pino, secondo me, era scoperto una cosa nuova. Non sapeva come accogliere questa esperienza e cercava di puntare su dettagli che non sono veri. Simona. A me incuriosisce questo carpaccio di trota del Biferno. Ottimo. Poi il Colidur Burger. Ok. Anna Maria. Raviolo ripieno con ricotta locale e limone. Poi
La tagliata. Ottimo. Io prendo una selezione di affettati e formaggi molisani. Favoloso. E tacchino scaloppato. Al lime agrumi. Sì. Caciocavallo alla piastra con tartufo. Poi vado su una T-bone steak di vitello molisano sulla pietra. Ok, grazie mille. Ho trovato un locale dove mi dà pace. Yo, yo, yo. Ok, amico, ci sei? Tranquillo. Ah, bravo, sei sul pezzo, amico, con i ravioli. Fantastico. Piatto per ravioli. Cool, alla grande. Come on, metti ancora qui, qui. Ok, amico, come on, let's go. Sempre a 3.000 sta. Sì. Eccoci qua. Carpaccio. Il raviolo. Le tagliere. Faccio covare la piastra. Grazie. Buon appetito. Assaggiamo. Hanno già assaggiato i primi? Stanno mangiando, sì, stanno mangiando adesso. Non hai visto delle reazioni? Ancora no. Simona, ti vedo concentrata. Mio padre era un pescatore. Ah. Allora cercavo questo ricordo nella memoria, in questa trota. L'hai trovato? Nei miei ricordi il sapore era più deciso, ma io capisco che lui avrà preso una trota di allevamento, per cui è più dolce nel sapore. Anna Maria, che cosa mi dici? Piatto molto raffinato. Vorrei sapere se la sfoglia del raviolo è stata fatta da loro. Lo chiediamo. Intanto cosa mi dici, Pino? Allora, la salsiccia è eccezionale. Per quanto riguarda gli altri salumi, non hanno questa caratteristica autentica che devono avere i salumi. Cosa manca? Il profumo. Cosa dicono? Beh, mi sembra che sono interessati, sì. A posto, allora? Penso che sì. Su caciocavallo cosa dicono? Caciocavallo mi sembra che abbiamo fatto bingo, no? Non sono riuscita a distinguere se è caciocavallo o uno scamorzone. Non è molto stagionato. Ce ne sono dei migliori. L'hai assaggiato tu? Sì, sì. Chiamiamolo subito. Secondo me una stagionatura di qualche mesetto in più era più consigliata. Ma raccontaci del tuo caciocavallo. Ho preso un caciocavallo non molto stagionato, perché lo usiamo sia per i taglieri e sia per caciocavallo alla piastra. Ecco la risposta. Ok. Da chiedere se la sfoglia la fanno loro. La sfoglia dei ravioli. Certo, certo, ravioli facciamo in casa. Nell'impasto mettiamo un po' di menta, poi un po' di buccia di arancia sopra. La buccia d'arancia apre i chakra. La buccia d'arancia apre i chakra. Apre? I chakra. E che sono i chakra? Hai speak solo circese. Lascia stare Pino, poi te lo spiego io in privato. Penso che Pino sta giocando un po'. Invece io sono games on, we go fair play. Non ho questa strategia, almeno io. Ok, ladies and gentlemen, andiamo con i secondi. Yo, patate, patate. Amico, mi serve la bistecca. Mi serve tacchino scalfato, così mandiamo tutto, amico. Dai, che la carne sta urlando. Vai. Ok, eccoci qua. Wow, questa è la tagliata, attenzione. Burger, tacchino scalopato. Questa è la bistecca T-bone. Grazie. Buon appetito. Grazie. E allora assaggiamo. Come va sopra? Ok, under control. Simona, parlami del tuo hamburger. Il sapore, cioè, molto buono l'hamburger. Secondo me manca una punta di sale. Anna Maria. La tagliata era ottima, giusta cottura. Veramente va premiato quel piatto. Pino, vedo che ti sei bloccato. Che è successo? Il tacchino non è casereccio. Chiamiamo subito Barack. Quel tacchino è il classico petto di tacchino che trovo in tutti i ristoranti d'Italia. Barack. Yo, gentleman. Il tacchino. Sì. Pino è perplesso, dice. Sì. Questo è commerciale, è stato no, acquistato. Non è per niente commerciale. Tutta la carne viene di posto dove le mucche, incluso anche il tacchino, sono happy cows, i tacchini felici, esatto. Senza stress. Hai capito? Com'è sì. Il tacchino? Happy country. No, happy cow sarebbe mucca felice. Sì. Mucca felice. That's ok. Happy turkey. Happy turkey. Happy turkey. Locale e felice. E quindi autentico. Mi dispiace, Barack. Non ho trovato in quel piatto l'autenticità. Stop. Finisce qua. Facciamo 4 dolci. Vai, 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 sì, sempre un amore. Eccoci qua. Vuoi assaggiare la pavlova? Assolutamente sì. È una meringa italiana con degli agrumi, una crostata con crema di ricotta e arancia. Un ricordo di colazione con un piccolo cake all'olio di oliva. Quest'anno tiramisù. Godetevi il viaggio. Grazie. Signori, assaggiamo. Io non posso. Tu Anna Maria neanche? Niente, con le mani? Che dici? Ah, non avete posate? No. Volevo anche tentare di farlo col dito, però visto il contesto del locale fashion mi sembrava un po' poco appropriato. Barack, mancano le posate. Aia, porta subito, scusate. Grazie. Scusate. Intanto mi dici che cosa te ne pare del tuo dolce? Non mi piace, è una torta da presentare in un piatto più stiloso. A mio avviso non va servita su un tagliere. Voilà, scusate. Grazie. Olè. Mi sono dimenticato di portare due posate. Cato. Cosa hanno detto i dolci? Non so perché non aspettavano le due posate. Pino. La pavlova. Esatto. Non è un dolce nostro molisano, però nell'insieme mi rende per un istante felice. Oh, Anna Maria, non ti piace l'impiattamento, ma la torta ti piace?
cacchio, quanto è buona. Sarei finita. Oh, l'ho mangiata tutta io, che era troppo buona. Grazie, Baracca. Grazie mille. Grazie a te. Allora, secondo voi, quanto abbiamo speso qui nel casale di Baracca? Io dico 160 euro. 130. 135. Signori, non succede spesso, ma brava Simona. 160 euro, giusti giusti. Beh, sapete esattamente quello che dovete fare? Vado a prendere i vostri taccuini e potete dare il vostro voto da 0 a 10. Alla location ho dato 8 perché sono rimasta incantata di come è il casale. Al minuto dato 6 perché c'è una proposta molisana, è ben proposta, però manca qualcosa che mi facesse un po' alzare il voto. Al servizio ho dato 6 perché Baracca ha dimenticato di portarmi il cucchiaino per mangiarmi la crostata. Al conto ho dato 4 perché in un casale molisano 160 euro è un po' esagerato. Baracca è cool come il suo ristorante. Ovunque si percepisce il suo tocco internazionale, dal menù alla location. Che devo dire, mi ha stupito. Chissà se l'uso del caciocavallo sarà così al top da meritare il mio bonus. Tra vivaci scambi di opinioni sull'autenticità delle materie prime si conclude la cena da Baracca e Casale Colidur si posiziona all'ultimo posto con 71 punti. La sfida per il miglior ristorante di cucina autentica molisana approda da Simona nel suo ristorante Monticelli nel cuore di Campobasso. Ristoratori, siamo di fronte al ristorante Monticelli di Simona. Proporrà un'autentica cucina molisana? Per il fatto che il logo è abbastanza stiloso. Sì. Sembra che dentro ci fanno piatti un po' rivisitati. Ciao ragazzi! Ciao Simo! Ciao. Ben arrivati! Pronta? Prontissima! Sì. Ristoratori, siamo all'ultima giornata. Oggi tireremo le fila di questa sfida. Vi ricordo inoltre il mio bonus di 5 punti che assegnerò a chi di voi ha fatto il miglior utilizzo del caciocavallo. A voi l'ultima ispezione e io e te Simona andiamo a vedere le cucine. Andiamo. Che bello. Guardate ragazzi, le rocce. Qui ci sono anche delle sagome. Sembra di essere osservata da tutti quei visi scolpiti nella roccia. Voglio. Per il creatore del tavolo è un po' basic. Aspettavo una cosa un pochino più colorato, un pochino più ricco. Simona, do uno sguardo alla tua cucina. È molto piccola. Sì. Mestoli, mestolini e mestoletti. Non possono essere appesi. Vedo che tu ti ingegni con gli spazi. Sì. Quindi dovremmo trovare uno spazio pure per queste migliaia di mestoli che hai appeso qua. Raga, qua ci sta il paradiso. Guardate qua, alzate gli occhi al cielo, il caso... Sei favoloso. Ma che ci sta? Il soffitto, natura morta. Ci sono anche dei punti, le scale. Mia nonna che viene sempre con me a mangiare, come faccio a farla venire qua? La porto in braccio. Ehi, nonna Marie. Raccontami il tuo caciocavallo e che piatto stai facendo? Questo è un soufflé di caciocavallo podolico. È un caciocavallo che viene da Frosolone, ricco di proteine. Qua sotto che c'è? È una ricotta mista, con un sapore un po' pungente del caciocavallo con il dolce del resto. Va bene, vado a tavola. Vai. A dopo. A dopo. Tra le sue piccole sale, ristorante Monticelli ha accolto i ristoratori sotto una volta celeste. Ora Simona non vede l'ora di fare assaggiare i suoi piatti agli avversari. Ristoratori, eccoci qua. L'atmosfera di questo locale vi piace? Lo spazio è molto interessante, l'ambiente mi ispira molto. È un po' di Eros. Ti vedo in forma, Anna Maria, oggi? Sono free-free, free-free. Mamma, com'è andata in questi giorni? Mi sono divertita da morire. Poi ci arriveranno tante di quelle mazzate perché le aspettative sono alte. Ristoratori, menù. Il Molise c'è qua dentro? Sì, è presente. Ha aggiunto tante di quelle variazioni che io forse non mi sarebbe mai passato per la testa. È un bene o un male secondo te per chi l'ha fatto? Saranno i piatti a darci una risposta. Signori, allora, se siete pronti? Anna Maria, a te la scelta iniziale. Io gradirei del pane in busso. Pane in busso? Filetto di vitello alla tintilia.
Zuppa gourmet, poi toccine con vellutata di peperoni. Ricordo di una zuppetta all'inizio e poi il filetto di maiale alla liquirizia. Grazie. Vorrei provare qualche cosa che abbia al suo interno un po' di caciocavallo buono. Cosa mi suggerisci? Il podolico, quindi alla piastra con un prosciutto affumicato di un'azienda locale. Bene. E a seguire, piccione di qua? Io mi servo dal mio macellaio di fiducia che tratta solo prodotti locali. Proviamolo. Grazie ancora. All'autentica cucina molisana. Benissimo, quattro cose diverse per la felicità della cucina. Il suo caciocavallo è buono, tre mesi di stagionatura è il perfetto per questo piatto. Pane in busto con fagioli e guanciale, caciocavallo podolico, la zuppa gourmet. Flan di porro in consumé di faraona. Grazie. Grazie. Grazie, amico. Alla vista, Anna Maria. L'avrei servito in una ciotola di creta. Per seguire la tradizione. Il pane in busto, pane bagnato nell'acqua dei fagioli, è proprio un caratteristico piatto molisano, infatti mi ricorda proprio l'infanzia. Non c'è la terrina di terracotta, ma... c'è la qualità. Oh, Barak. La zuppa gourmet, mi piace moltissimo la presentazione, mi piace questa striscia di cacao che dà un contrasto molto interessante che non aspettavo. Simona è stata bravissima ad interpretare un piatto abbastanza banale e presentarla in maniera innovativa. Pino. Mi dispiace Alessandro, non mi piace. Non ti deve dispiacere Pino, se non ti piace non ti piace. Non mi piace. Perché non ti piace? Non sa di niente e sinceramente c'è cose di fava al cioccolato qua. Dai, come on, amico. Pino, non ho capito perché Pino è tradizionale. E mi dispiace anche perché la cucina molisana autentica è una cucina evoluta. Pino. Il caciocavallo, troppo forte di stagionatura. Sapore molto bello, forte. Ma come deve essere questo caciocavallo? Perché l'altro ieri era troppo leggero. Oggi è troppo forte? Sì, più forte di quello che ha servito ieri Barà come stagionatura e molto meno forte di questo. Questo probabilmente avrà un 7 mesi di stagionatura. 10 mesi, 12 mesi, cosa differenza qui? Non mi interessa molto. Per me c'è equilibrio di sapori che deve essere una bocca. Io sono con Pino. Simona, secondo me Pino ci teme. Dice che la stagionatura per lui è un po' troppo piccante. Il caciocavallo rosso, se non ha una punta, te mangi la mozzarella, costa molto meno. Chi conosce il caciocavallo sa che quello è la giusta punta di sapidità del caciocavallo. La vega Uccinelli. Eccoci qua. Filetto di vitello alla tintilia, cottura media per la signora Anna Maria, prego. Grazie. Lei, il piccione, porcinello, quindi piatto di della tradizione. Per finire il filettino di maiale. Signori, buon proseguimento. Grazie, grazie amico, grazie. 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 Tirano il fungo, però è un po' sbeccato a destra. Barak. Toccinelli d'agnello. Con il primo bite avevo un po' di dubbio. Invece masticando, mischiando con i peperoni. Il con secondo bite? Peperoni, il secondo bite è bello equilibrato. Con la carne, con l'agnello era buonissimo. È raffinatezza. E questo è Simona. Anna Maria, la carne di piccione com'è? Ma non riesco a mangiarla. Ma l'hai mangiata? Ma così, guarda. No, 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 no. Ma mettici un po' di barbabietola accanto. Aspettate. Hai paura di chi? È una carne che non rientra nei miei gusti. Il piccione, quaglie, no, 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 no. Senti quella bella ferrosità. Quel sapore minerale. Brava Simona. Non è la carne che piace a me. Pronti con i dolci? Signori, eccoci, cestino croccante con cremoso al mascarpone, mille foglie. Grazie. Dolce boccone, mousse di ricotta di capra con arance, muesli e mille acacia. Grazie. Signori, assaggiamo. Yeah. Vai che è fatta, ragazzi, è finita. Brave, brave. I dolci non rispecchiano la tradizione tipica nostra molisana. È una cucina autentica, di alta qualità, rivista. Vi lascio il conto. Grazie. Secondo voi quanto abbiamo speso oggi qui da Simona? 170 euro. 160. 135. Abbiamo speso 134 euro. Wow. Anna Maria, non ti vedo convinta. Perché? Filetto, no, 4 secondi piatti. Cioè, per farlo il piccione c'è del lavoro. Con i voti potete esprimere il vostro parere. Alla location ho dato 7. Il fatto di avere delle scale, salire e scendere, non è molto comodo. Però 7 comunque bisogna darlo. Ecco, diamine. Al menù ho dato 10 perché il menù era ricco. So, respect for that. Al servizio ho dato 6 perché mi è piaciuto.
Al conto ho dato 5, perché il lavoro che ha fatto lei non è da sottovalutare e quindi mi aspettavo il conto un po' più alto. La cucina di Simona rievoca sapori autentici della tradizione, senza lasciare da parte un tocco di novità e creatività. Mi piace la sua missione, dare nuova forma ai sapori di un tempo. Ma il suo nuovo modo di trattare il caciocavallo mi convincerà a dare 5 punti? Vedremo. La ricerca dell'autenticità molisana ha scaldato gli animi anche sulla quarta ed ultima cena. Con 82 punti, Ristorante Monticelli si posiziona al primo posto della classifica provvisoria. Ristoratori, nulla è deciso, perché manca ancora il mio voto. Qui c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è, dovrete salire in macchina. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. Per i 4 ristoratori del Molise è arrivato il momento di sedersi al tavolo del confronto e scoprire la classifica provvisoria. Ristoratori, è il momento della verità. A questo tavolo, finalmente, scoprirete cosa pensa uno dell'altro. Innanzitutto, voglio ringraziarvi per la vostra ospitalità. Mi avete fatto riscoprire l'anima del Molise, svelandovi tutti i segreti della vostra cucina autentica. Ora è arrivato il momento di scoprire la classifica provvisoria data dai vostri voti. Iniziare da te, Fino. Alza la cloche. Cosa leggi? 76. Voce più bassa. La location. Anna Maria, quanto hai dato tu alla location di Pino? 3. Per quale motivo? Non mi è piaciuta l'entrata, l'interno non era coordinato con i colori. Me l'aspettavo. Perché? Perché ci siamo impegnati nell'azienda agricola, nel fare i piatti con amore. Non abbiamo impegnato le nostre risorse economiche per abbellire tutti gli arredi, sia interni che esterni. Servizio e menù sono stati molto apprezzati da uno di loro. Chi, secondo te, Pino? Secondo me, Barak. Barak, quanto hai dato? 9 al menù. E 9 al servizio. Sì. Dove c'è autenticità, si vede. Voi avete dato il cuore, avete dato i vostri prodotti. Apprezzabile. Grazie, Barak. Andiamo avanti con te, Barak. Andiamo. Cosa leggi? 71. 5 punti in meno. Quanto hai avuto nel menù? Menù 18. Anna Maria, quanto hai dato? 7. Ti è piaciuto quello che hai mangiato? Sì. Simona, tu quanto hai dato al menù di Barak? 6. Perché? Mancava un quid in più che mi aspettavo. Ok. Pino, tu quanto hai dato al menù? 2,5. Da te Barak si mangia bene. Talmente bene che gli hai dato 5. Sì, perché nei suoi piatti non ho trovato l'autenticità dei piatti tradizionali molisani. Ma noi non siamo tradizionali. Guarda, io non sono tradizionale. Il conto ti ha convinto? Il conto è alto. Quanto hai dato? 4. Anzi, con te non si può superare 5. Secondo te, Barak, c'è stata strategia? Capendo adesso i voti, sì. Super strategia. Ma è ok alla fine, ognuno è libero per esprimere il suo carattere, no? Bene. Anna Maria, veniamo a te. Come pensi di esserti posizionata? Ultima. Perché? Perché io non ho l'esperienza dei signori qui di fronte a me. Alza la cloche. Cosa leggi? 72. E pensa, al momento sei seconda, tra Pino e Barak. Qual è la voce più bassa? Il servizio. Lunga attesa per le zeppole, forse? Quella zeppola impazzita mi ha fatto perdere punti. Oh, dei pazzi, ci vuole una zeppola impazzita. Il menù? 18. Simona, quanto hai dato tu al menù di Anna Maria? 6. Ho apprezzato la tua proposta. Perdonami, se l'hai apprezzato gli hai dato 6? Sì, cioè nel senso che essendo un'osteria non è un menù di grandi aspettative. Sono comunque contenta. Barak, quanto hai dato al conto? Non mi ricordo. 9. Rispecchiava totalmente il posto. A livello price quality, prezzo qualità, era quello. Surprise? Surprise, sì. Surprise. Io sono onesto, anch'io, non guarda, gioco. Anch'io. Tocca a te, Simona. Andiamo a vedere che cosa c'è sotto la cloche. 82. Al momento sei al primo posto. Dov'è che non sei piaciuto? Nel conto. Anna Maria, quanto hai dato? 5, perché per me non era un menù da un prezzo così basso. Simona, un po' per il sentito anche dire, perciò mi sono anche sbalordita.
tornerai domani e troverai lo stesso conto. Pino, quanto hai dato al meno di Simona? Ho dato 5. No, dai, man, non è reale. Non può essere il suo meno 5. Ma è lui che l'ha dato. Lo so. Lui viene da un'esperienza diversa. Non può essere, ma non esiste che il suo meno gli dà 5. Io sono sincero, come lo stai dimostrando. Va benissimo, non ce l'ho con te, tranquillo. Man, it's a game. Barak, quanto hai dato tu al menù di Simona? 10, decisamente. È un voto. Grazie. Altissimo, sì. Il massimo. Finalmente vedo un ristorante in Molise che non ha paura di uscire dalla tradizione e portare avanti, grazie, come un pugno. La cucina molisana autentica. Hai inteso la mia filosofia. Ma certo, ma chiaro. Bene, ristoratori, al momento la classifica vede al primo posto Simona con 82 punti. A seguire Pino con 76. Terza Anna Maria con 72. Chiude Barak con 71. Detto questo, dopo aver assaggiato le vostre proposte, ho deciso di assegnare il mio bonus di 5 punti a te, Pino. Perché più consistenze, più cotture e l'ottima cucina di tua madre hanno fatto sì che il caciocavallo molisano desse il meglio di sé. Ti ringrazio. Con il mio bonus, Pino si avvicina a Simona, ma nulla è deciso, perché manca ancora il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Qui c'è il nome del vincitore. Ma per sapere chi è, dovrete salire in macchina. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. Ristoratori, su un van dai vetri oscurati, sono ora in viaggio verso il miglior ristorante di cucina autentica molisana. Ognuno ha tirato fuori il suo carattere, tu hai scelto di giocare, hai giocato. Ho giocato, non sbilanciandomi con i voti alti, devo essere sincero. Il tuo voto non mi ha proprio colpito. Se Barak o Anna Maria, che lei ha un palato raffinatissimo, mi avessi dato un voto basso, mi sarei fatta qualche domanda in più. Per te molisanità è cavagol e saucì. Sì, hai ragione. E questo è così. E tutto il resto è noia. Per voi è semplicissimo fare ristorazione, ma non per... Occhio, ve lo spiego. Facci capire perché è un'assurdità. Ve lo posso dire. È un'assurdità. Ma qualcuno di voi è andato a mangiare qualche volta le mucche a mano per fare il semifreddo? Ma che c'entra? L'autenticità del Molise viene dall'utilizzo dei prodotti locali, ok? Che possono essere interpretati in modo tradizionale, in modo moderno, in modo fusion, ok? Ma definire Molise basato sulla colonna principale che deve essere la tradizione, secondo me è sbagliatissimo, e con questa definizione non sarà mai crescita in Molise, mai. Tra i ristoratori continua il confronto, ma ora è tempo di scoprire chi vincerà i 5.000 euro del premio finale. Il voto di Alessandro ha confermato il risultato finale della sfida. È di Simone il miglior ristorante di cucina autentica molisana. Simona! Complimenti, il tuo è il miglior ristorante di cucina autentica del Molise, perché hai scelto prodotti del territorio valorizzandoli con le tue preparazioni moderne. Ti consegno 5.000 euro da investire nella tua attività. Grazie mille, grazie, grazie a me. La classifica finale, data dalla somma dei voti dei ristoratori con quelli di Alessandro, vede al primo posto il ristorante Monticelli di Simona, al secondo la Ginestra di Pino, seguono Osteria dei Pazzi di Anna Maria e Casale Colidur di Barak.